Ameria Radio presenta Parole di Impresa con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini. Senza parole. E va bene così. Buongiorno cari amici di Ameria Radio, oggi è lunedì e quindi si ricomincia con la nostra attività di Parole d'Impresa. Bene, oggi di cosa parliamo prima di andare a pranzo? Parliamo di clienti e ne parliamo con Umberto Alunni. Buongiorno, buongiorno Paolo, buongiorno radioascoltatori, salve. Buongiorno, allora tutto bene? Tutto benur, tutto benissimo. Bene, sono contento. Allora, oggi si parla di clienti, no? Quindi oggi sì. Entriamo un po' nel vivo, no? Di quello per cui, insomma, le imprese, no? Lavorano, quei clienti, se no, che lavorano a fa? Sì, siamo entrati. Entriamo nella parte viva, diciamo, no? Nella parte operativa, nei rapporti, diciamo, tra alcuni terzi, con i portatori di interesse e quant'altro, e ovviamente cominciamo con i clienti. Meglio iniziare con i clienti che con i fornitori, Paolo. Certo. Credo che la motivazione sia logica, no? Già. Allora, vedi, parliamo quindi del cliente. Vediamo un po' il cliente. Già facciamo una serie. Chi è il cliente, allora? Siamo io e te? Sì. No. Clienti innanzitutto sono i destinatari delle nostre attenzioni, sono i destinatari dei nostri servizi, intendendo per dare ovviamente l'azienda ideale. Quindi diciamo il cliente è uno degli stakeholders, come si dice, cioè dei portatori di interesse tra i più importanti. Se ne contano almeno tre, quindi clienti, i lavoratori e i soci, insomma, dell'azienda. E l'ho detto in ordine, a mio avviso, poi ovviamente ognuno la pensa come ritiene opportuno, in ordine di importanza, perché i clienti insomma sono l'elemento, l'asset, l'aspetto più significativo e più importante sul quale vanno destinate le migliori attenzioni da parte dell'impresa, perché è praticamente quell'asset, quell'elemento che può sicuramente assicurare e garantire il successo della nostra impresa. Bene, questo mi sembra sia chiaro, no? Beh, sì, questo è chiarissimo, diciamo, hai dato perfettamente l'idea, no, del cliente. Allora, nel bilancio come sono inseriti i clienti? Sì, noi, ovviamente io ho fatto un passaggio romantico, per così dire. Beh, romantico. Cioè, beh, sempre, passaggio, certo. No, un passaggio gestionale, nel senso inquadrato i clienti per quello che sono, diciamo, no, per il loro peso specifico all'interno di un contesto. Però è chiaro che i clienti sono inseriti, diciamo, nel bilancio, insomma, nella componente operativa del bilancio, nella parte del capitale circolante, poi magari su questo faremo ulteriori riflessioni, sono inseriti lì e chiaramente si caricano, diciamo, in dare i clienti quando elaboriamo, quando, diciamo, definiamo le prestazioni di servizio o recessione, diciamo, dei nostri prodotti, e li scarichiamo quando pagano. E quindi, Paolo, il saldo, diciamo, in dare della situazione patrimoniale, della nostra contabilità, del conto dei clienti, altro non è che la rappresentazione del credito che noi abbiamo, che noi vantiamo nei confronti dei nostri clienti. E quindi è un indicatore molto importante, perché questo significa, poche parole, i soldi che dobbiamo incassare. No? E non è poco, ecco. Vero? No, è assolutamente poco, questa cosa è molto importante. E quindi, diciamo, la gestione del cliente è una gestione molto delicata. Allora, che cosa bisogna gestire per i clienti dentro all'azienda? È importante gestire per i clienti in azienda? Sì, chiaramente nell'azienda, ogni azienda ha una sua peculiarità, questo lo dico sempre, ma non tanto perché mi fossi dimenticato di averlo detto l'altra volta.
ma quanto perché è un presupposto fondamentale per affrontare varie riflessioni, non ultimo appunto il discorso dei clienti. I clienti in linea di massima, a prescindere da quella che potrebbe essere il nostro settore merceologico, il ciclo di vita del nostro prodotto o servizio, ma sarebbe opportuno che ce ne fossero parecchi, no? Parecchi, magari meglio tanti clienti con che assicurano un basso fatturato unitario che pochissimi clienti che danno come somma lo stesso fatturato, diciamo, della ripartizione di prima. Questo perché differenziare, frazionare tra tanti clienti diciamo, il nostro business fa sì che ci possa essere anche una altrettanta e un adeguato frazionamento del rischio. Il rischio è ovviamente, diciamo, che i clienti in situazioni di difficoltà che li possa riguardare, siano nella difficoltà o, peggio ancora, nella impossibilità di onorare l'impegno, quindi di pagarci. Certo. Quindi possiamo immaginare che ad un frazionamento ripartito su un numero maggiore di clienti può conseguire un minor rischio che magari un cliente in difficoltà possa crearci, diciamo, un danno significativo. Certo. Quindi ecco, è molto importante innanzitutto stabilire in primis la tipologia del cliente che si intende agguantare, per così dire, in senso buono ovviamente. In secundis è opportuno elaborare con il cliente meccanismi contrattuali che insomma, si estrinsecano nelle modalità e nei termini di pagamento. Normalmente i clienti pagano 30, 60, 90 giorni. E quindi è opportuno, no, che si definisca in qualche modo questo covenant, questa, diciamo, tipologia di accordo, questo elemento dell'accordo, perché a questo può sicuramente conseguire la individuazione anche del prezzo del servizio. Come puoi immaginare, se un cliente paga a 30 giorni, gli si potrà fare, diciamo, uno sconto particolare. E sicuramente si può trattare in maniera diversa rispetto a uno che paga a 90 giorni, perché Certo. poi ci sono chiaramente, come tu vengono fatte tutte le aziende, diciamo, logiche di arbitraggio tra insomma, un prezzo piuttosto che un altro, tra termini di pagamento piuttosto che altri e così via. Quindi il cliente va gestito non tanto e non solo nel momento in cui ci deve essere, diciamo, il pagamento, che quella è l'ultima fase, ancorché forse la più importante, ma o perlomeno la fase che definisce, che chiude il ciclo, un ciclo di vita del prodotto venduto al cliente, ma si deve iniziare quando viene individuato il cliente. Bisogna vedere il rating del cliente, no? Perché i rating non li fanno solo la banca, ma li fanno anche le singole aziende. E per Certo. rating si intende ovviamente la individuazione, la focalizzazione della capacità finanziaria del cliente ad onorare gli impegni. In più di un'occasione potrebbe essere opportuno, più che estendere il fatturato, magari elaborare una pausa di riflessione per trovare un cliente magari più meritevole. Spesso ci si tuffa, magari no, su tutti i clienti, perché c'è una necessità, diciamo, di comporre, di accrescere il fatturato, però bisogna sempre ricordarsi che il fatturato diventa un'utilità per l'azienda solo e quando viene incassato. Certo. E questo chiaramente bisogna che, no, come vedi, interessa tante parti dell'azienda, non solo una. Assolutamente sì. In azienda chi se ne deve occupare del cliente? Beh, ecco, riprendo un po' la riflessione che facevo prima, no? Se ne devono occupare in più di una persona. In primis, ovviamente, adesso bisogna vedere le dimensioni, Paolo, Beh, e i meccanismi di delega, no? Perché certo. questo chiaramente è. Ma se ne deve occupare chi si occupa, diciamo, facendo finta, diciamo, che intanto ci sia una struttura semi-organizzata di dimensioni, no?
piccole, ma insomma tendenti al medio, facciamo finta che sia superiore al milione di fatturato, quindi che possa avere un minimo di struttura, no? Certo. Ecco, perché così almeno ci aiuta un po'. Poi, eventualmente, semplificando, tutto magari potrebbe rimanere in capo all'imprenditore, ma ragioniamo più che sulla persona, diciamo sulla tipologia di occupazione, tipologia di attività. Quando si aggancia il cliente, se ne dovrà occupare la parte commerciale, no? La parte commerciale che chiaramente ha l'attitudine, diciamo, alla vendita insomma, del bene, e quindi se ne deve occupare la parte commerciale. Poi, dopo la parte commerciale, se ne deve occupare la parte che gestisce la produzione, perché magari quel tipo di prodotto ha determinate caratteristiche e quindi per quel cliente devono essere elaborate determinate caratteristiche. Poi ci deve essere la parte del post vendita, perché magari oltre al bene venduto o al tipo di servizio venduto ci può essere, diciamo, anche una gestione del post vendita, intendendo per tale un'attività di manutenzione, un'attività di formazione e informazione per l'uso del prodotto e così via. Poi ci dovrà essere la gestione finanziaria di questo credito, perché fin quando, dal momento della fatturazione, Paolo, al momento dell'incasso, questo, la voce ai clienti è un credito, quindi può rimanere all'attivo del bilancio come credito, ma potrebbe essere opportuno che chi si occupa di gestione finanziaria abbia la necessità di non attendere la scadenza del pagamento pattuito, ma abbia bisogno, diciamo, di anticipare questo pagamento. E Certo. quindi c'è ovviamente il fenomeno dell'istituto dello smobilizzo dei crediti attraverso, diciamo, i canali bancari, e quindi questo credito viene preso e viene in qualche modo smobilizzato e viene anticipato. Poi, quando arriva la scadenza e viene pagato, come si dice, si restituiscono i soldi alla banca e si inizia il percorso. Quando purtroppo in alcune situazioni, non, devo dire non infrequenti, questo credito non viene onorato alla scadenza, c'è tutta una gestione successiva che interessa così, la parte commerciale più worst, cioè meno fisiologica, che è quella del recupero del credito, no? Eh già. Perché ci potrebbero essere delle situazioni in cui magari si danno ulteriori dilazioni di pagamento perché sono sopravvenute delle difficoltà, si possono concedere degli sconti o si elaborano ulteriori trattative per portare a casa quello che è possibile portare a casa dopo aver fatto delle valutazioni. Quindi, come vedi, i clienti per loro natura no, non è una voce contabile, è sì una voce contabile, ma accompagna, diciamo, il leader operativo e funzionale dell'azienda dal momento della definizione e dall'individuazione, diciamo, di un destinatario della vendita di un prodotto fino all'incasso finale per ricominciare il ciclo. Certo, una riflessione mi esce, insomma, da quello che tu dici, no? Quanto secondo me è importante, poi magari tu me lo potrai o smentire o confermare, è importante il dialogo con il cliente. Io in azienda mi occupo proprio della gestione di questa situazione qua, nel senso io sia i clienti sia i fornitori, e noto che riesco ad agevolare, diciamo, la fornitura, il rapporto con gli stessi clienti, parlandoci e spiegandogli bene qual è, no, la procedura che noi usiamo in azienda, o anche tranquillizzandoli sul risultato finale, insomma. Quindi, e devo dire che più ho aperto questo dialogo, più il cliente barra fornitore, poi ne parleremo, è disposto a, diciamo, ad ascoltarci e quindi a venirci incontro. La relazione, specie in questi contesti, è assolutamente importante, perché sia in capo all'azienda erogatrice, insomma, la prestazione di servizio o la cessione del bene, sia il cliente, dal momento in cui viene elaborato l'accordo, diciamo, per la cessione o prestazione di servizio, al momento del pagamento, dovrebbero insorgere
tante e tali di quelle situazioni in grado di curvare le intenzioni iniziali. Siamo in un momento molto molto particolare, questo brodo primordiale che è il sistema economico nazionale ci offre costantemente suggestioni, sorprese e bisogna, diciamo, costantemente rivedere la nostra rotta, sia da parte del cliente che da parte del fornitore. Quindi la cosa più importante, l'elemento prezioso sul quale bisogna contare è la relazione. Sono assolutamente d'accordo con te che la relazione è l'elemento fondamentale, perché la relazione in primis scartavetra il rapporto nella fase iniziale dove si suggella l'accordo, no? Certo. Ma è importante soprattutto nella fase del post vendita, nella fase del prepagamento, nella fase del pagamento dilazionato, dove raccontando le cose come stanno, l'altra, non chiamo la controparte perché è un termine che non, a me non piace, l'altra parte del business, l'altra faccia, diciamo, del business, non può non convenire, perché si deve rendere conto di una cosa: se non si aggancia a quella relazione, verosimilmente non prenderà una lira e quindi ci saranno, diciamo, Certo. dei problemi seri. Quindi tanto vale che si dia alla relazione il valore che merita quando si tratta di rapporti tra persone, Certo. specie se galantuomini. No, certo, assolutamente sì. Bene, quindi diciamo è chiaro che il cliente è la vita dell'azienda, no? Quindi sono importantissimi. Sì, il cliente è la vita dell'azienda. Non vorrei, diciamo, fare degli esempi, diciamo, no, di quale parte, diciamo, no, dell'azienda, di quale punto. La lasciamo perdere perché renderemo poco onore e daremo magari una visione curvata e sbagliata. C'è una grande importanza in capo al cliente perché chiaramente il cliente per sua natura, cioè, non può non esistere. Se noi prendiamo e facciamo una cosa, se noi ci attiviamo e ovviamente ci organizziamo per elaborare delle cose, per fare dei prodotti, per prestare dei servizi, sicuramente abbiamo fatto dei sondaggi, delle analisi di mercato che in qualche modo ci hanno incoraggiato nel poter produrre quel determinato bene, no? E quindi, diciamo, imbarcarci in quell'opera, in quell'attività. Ma poi la cartina di tornasole è il riscontro effettivo in capo ai clienti e soprattutto la visione filmica del rapporto, cioè non tanto e non solo quanto ci prende il prodotto, ma anche quando ci fa indirettamente pubblicità perché lo apprezza e insomma, lo usa per come erano le sue aspettative. Gestisce, diciamo, un adeguato post vendita che ci mette nella condizione di poter continuare nel meccanismo di relazione con lo stesso cliente e ovviamente poi ci paga chiudendo un ciclo per consentirci di poterne riaprire un altro. Quindi immagina che, insomma, non è un ruolo di secondo piano, non è una comparsa, non è un, insomma, no, è un protagonista della nostra realtà aziendale, Eh già, assolutamente. eh già. Bene, allora abbiamo anche sviscerato questo altro elemento aziendale che è poi, come dicevamo, uno dei più importanti. Il cliente, se no, l'azienda non ha ragione d'essere. E niente, io manderei a pranzo i nostri imprenditori, se sei d'accordo. Magari una colazione di lavoro con i clienti per poter anche formalizzare e Certo. provare a elaborare qualche altro tipo d'accordo, no? Si parte sempre Giusto, così. giusto, sempre così. Bene, bene. Bene, Anche Umberto. qualcuno della radio potrebbe essere anche ben accetto, insomma, che potrebbe essere svolgere un'attività di facilitatore, insomma, no? Noi Assolutamente, soprattutto quelli potremmo anche che autoinvitarci, no? E certo. No, soprattutto potrebbe quelli che essere se ne un'attività. occupano, insomma, capito? Che hanno bisogno di, no, di tessere Certo, ulteriori relazioni, no? Ecco. assolutamente, Ecco. assolutamente. Bene, allora, Umberto, noi con questa trasmissione ci risentiamo giovedì e parleremo di fornitori, Beh, giusto? ovviamente il
L'altro lato della medaglia, non si può parlare di clienti senza parlare di fornitori. Quindi questa settimana abbranchiamo un po', diciamo, gli stakeholder principali della nostra vita aziendale e poi per ricominciare lunedì con altre avventure. Bene, allora buon pranzo a tutti e ci sentiamo venerdì. Ciao Umberto! A giovedì, salve. Ameria Radio ha presentato Parole di impresa con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini.